Buongiorno, diamo subito il buongiorno ai nostri gattoni che hanno già fatto la pappa, per questo li vedete così calmi, perché in realtà quando mi sveglio sono tipo dei demoni. Ciao Bubu, buongiorno. Adesso c'è il sonnellino post pappa. Bravo, amore mio, bravo, amore mio. Sì, i miau silenziosi. Quando è stanco, gatto Denver fa i miau silenziosi. Grazie, amore mio, tanti baci, tanti baci. Bubu dolce. E qui c'è anche la nostra gatta Stellina. Ciao, gatta Stellina, vuoi salutare i tuoi fans? Ni. No, gatta Stellina fa subito le fusa. Non so se la sentite. Ciao patatina. Spero che l'inquadratura sia decente, ragazzi. Ho già applicato l'SPF 50 e adesso ho steso il mio fondotinta, sempre quello di Diego Della Palma in nudissimo. Correttore Oil Boeing di Benefit. E mi sto preparando per uscire con un'amica, per uscire con Lisa. Andiamo a fare un giretto in centro, un po' di shopping, a vedere, insomma, qualche cosina, farci quattro chiacchiere e poi voglio anche vedere se riusciamo ad andare al flower market, perché vorrei ricomprare qualche fiorellino per il mio balcone. Ogni anno in primavera, appunto, voglio rendere più fiorito il mio balcone. È una cosa a cui tengo tantissimo. Purtroppo molti fiori non resistono, molte piante qui non resistono l'inverno freddo, e quindi devo dire le rose hanno resistito, sono bellissime, ne ho due. E anche le ortensie sono sopravvissute. Un paio di altre piante invece che avevo purtroppo non ce l'hanno fatta. E quindi vado a fare rifornimento. Voglio comprare anche i gerani, ma non so se siamo già nella stagione giusta per i gerani. Penso di sì. Cipria utilizzo quella di Gucci, compatta, trasparente, con cui mi trovo veramente molto molto bene. In linea generale devo dire, i trucchi di Gucci mi hanno stupita particolarmente. Non mi aspettavo che mi piacessero così, ma dopo averli presi più che altro per farvi il tutorial, per provarli assieme, mi sono piaciuti talmente tanto che adesso molti sono entrati proprio nella mia routine trucco quotidiana. Terra utilizzo la Teal Up di Michela Parisi. Questo è un duo con l'illuminante e questa terra, per quanto mi riguarda, sia come tonalità che come sottotono, è perfetta. Non vado comunque a fare contouring troppo forte, troppo marcato, perché ultimamente appunto mi piace un look un pochino meno scolpito, direi così. Esageravo un po' di più negli anni passati con il contouring, adesso sto cercando invece di andare un po' più leggera. Ovviamente facciamo un po' di ombreggiature sul naso. Oggi ad Amsterdam c'è un po' la calma prima della tempesta, perché domani è il King's Day, che è la festa del re, il compleanno del re, ed è la festa più grande, la festa più importante in Olanda. E quanto sono italiana per quanto gesticolo, comunque sì, è la festa più importante e decisamente più grande in Olanda, con i festeggiamenti più grandi. Infatti domani già prevedo che nel momento in cui aprirò la finestra, perché io abito in centrissimo, aprirò la finestra e sentirò un boato di gente, c'è veramente un casino. E quindi oggi c'è super super calma, non si sente volare una mosca, ma domani a quest'ora ci sarà il delirio. Blush utilizzo questa polvere compatta numero 11 di Diego Della Palma, un colore super super naturale e completamente opaco. Non so ancora che cosa metterò domani, perché teoricamente ci si vestirebbe tutti di arancio. L'anno scorso ho preso una giacca appunto arancio, il colore era perfetto, è perfetto. Il problema è che fa decisamente troppo freddo quest'anno per mettermi solo una giacca di cotone, perché siamo
praticamente a temperature ancora invernali. Qui in realtà ieri c'erano 5 gradi, l'altro ieri 6, quindi... e quindi non so bene come mi vestirò. Potrei anche in realtà aggiungere solo qualche accessorio arancio, ma adesso appunto quando usciamo voglio anche vedere se trovo qualcosina di particolare per domani. Illuminante, mi sto trovando benissimo con questo di Charlotte Tilbury, il Glow Glide Face Architect. La mia colorazione è Champagne Glow. Non ne metto tantissimo, ma insisto sugli angoli interni dell'occhio. E poi sopra il labbro superiore, soltanto al centro. Non salgo sull'arco di Cupido perché appunto poi mi dà quell'effetto sudato che non adoro particolarmente. Tra l'altro, parlando di sudorazione, proprio in questa zona, ragazzi, aggiornamento, io col Botox ho risolto. Appunto ho fatto le iniezioni di Botox sopra al labbro per bloccare la mia sudorazione eccessiva in questo punto. Insomma, vi ho fatto il video, lo sapete, e vi devo dire, ragazzi, che passati 4 mesi, dovevo fare il calcolo, 4 mesi, la situazione è ancora perfetta, ragazzi. Non sudo praticamente più in questa zona, quindi sono felicissima e non appena ricomincerò a sudare qui, tornerò subito a rifare il Botox, questo è sicuro, perché vi giuro, specialmente prima della stagione calda dell'estate, che è un po' il mio incubo per questo problema, vi giuro che appunto non smetterò di farlo perché mi ha risolto al 1000 per 1000 questa cosa che davvero mi provocava molto imbarazzo. Sopracciglia, sempre la mia amatissima matita di Diego Dalla Palma, colorazione 101. Anche qui vado abbastanza leggera sulle sopracciglia, ma vado leggermente a portarle più verso l'esterno. Tra l'altro sono di più sul sopracciglio sinistro rispetto a quello destro, ma lo dico sempre che le mie sopracciglia non si assomigliano particolarmente da un lato all'altro. Mascara, oggi proviamo assieme quello che ho preso tornando dalla Turchia ad Istanbul del brand Sensai, quello che dovrebbe resistere, vabbè, per quanto riguarda la temperatura non ci siamo, dovrebbe resistere fino a 38 gradi senza sbavare, appunto per quanto riguarda il caldo qui non rischiamo, ma sono curiosa di vedere l'effetto che fa. Non mi sembra niente male questo mascara, ragazzi, che ne dite? Molto naturale, zero grumi, l'unica cosa secondo me è un po' troppo bagnato appena aperto, quindi in realtà dovrò aspettare un po' che si secchi e secondo me potrebbe sbavare, ma vedremo però come appunto come risultato mi sembra molto carino. Adesso rossetto. Questo già l'ho provato ed è praticamente subito, ma io lo sapevo, non appena ho visto il colore di questo rossetto, anche questo l'ho preso in Turchia, sapevo che mi sarebbe piaciuto un sacco, e così è stato, è quello di NARS, ragazzi, è un Power Matte Lipstick colore Sweet Disposition ed è questo rosa stupendo. E risultato finale, trucco molto easy senza ombretti oggi, ma... appunto, adoro questo nuovo rossetto NARS. Prima tappa, eccoci qua da Starbucks. E qui c'è tutto il mercato dei fiori. Solito mio white chocolate mocha, purtroppo non c'era lo sciroppo alla menta, ma fa niente. E stiamo guardando qua i fiori. Non sto trovando i gerani, ma ce ne sono tantissimi, molto belli. Qui ci sono questi Stroopwafel famosissimi, è un posto che li fa freschi ed è appunto sempre strapieno di gente, questa è la fila praticamente. Tanto non li ho mai assaggiati, perché non mi va mai di fare la fila. Oddio, il bradipo! Quanto è carino, no? Abbiamo trovato questo posticino che ha un sacco di peluche troppo carini, cioè guardate questo pinguino. Oddio, che cosine carine, hanno anche le bath bombs. Dio, ma quanto è carino questo bicchiere, ragazzi, con il panda.
Questo lo prendo. Che bellino. Ragazzi, ho trovato un sacco di roba giapponese da mangiare e mi sono messa in testa di filmarvi un mukbang con tutte ste robine giapponesi. Cioè, Dio. Siamo da Hema, è un piccolo centro commerciale, diciamo. L'hanno tutte, volevo farvi vedere tutte le cosine per il King's Day, che in realtà hanno già finito un sacco di roba, che ci sono tutte le bandierine, sia arancioni che poi con la bandiera dell'Olanda. Qui hanno già finito tutto in realtà. C'è questa roba che non ho ben capito che cosa sia, ma è una bevanda che si ispira al loro dolce. E poi qui ci sono altre cosine, c'è notare. Tutto rigorosamente arancio per la festa del re. Vabbè, io il Jack Daniels... No, ma lei... Non neanche io, non amo particolarmente. Però ragazzi, abbiamo trovato qui la Coca-Cola con Jack Daniels, quindi alcolica. Eh sì, per forza, 5%, no vabbè. No vabbè, non so se in Italia c'è. What? Salutato Lisa, sto tornando verso casa, abbiamo fatto un sacco di spesa, ma in realtà spesa al supermercato per la festa del King's Day di domani, che saremo assieme. Ciao Denver! Sono tornata, non vieni neanche a salutarmi? Ciao! Ciao! Vuoi la pappa? Mi sta portando... Io lo so dove mi sta portando. Mi sta portando verso la ciotola. Cosa c'è? Vuoi far la pappa? Che gatta stellina. Ha tanta fame. Ma lei non miagola. Lei fa... Lei gira. Lei gironzola. Gattina? Vuoi la pappa? È un po' presto in realtà per la pappa. Cosa c'è? Va bene, oggi la pappa in anticipo, mi sembra giusto, questi gattoni affamati. Sì, mi muovo, sì. La pappa che gli sto dando è questa della Hills. Denver ha l'intestino molto delicato, stomaco e intestino molto delicati, tra le altre cose, e quindi la veterinaria mi aveva consigliato di prendergli sempre solo le crocchette, queste gastrointestinal appunto della Hills. E poi le do anche a Gatta Stellina, perché anche a lei piacciono molto e sono semplicemente facilmente digeribili perché ricche di fibre. La pappa morbida invece non gliela sto più dando ogni giorno, non so se avete avuto anche voi la mia stessa esperienza, ma ho notato che vomitavano tantissimo quando la mangiavano ogni giorno, perché il veterinario mi ha detto un po' di alternare pappa morbida e crocchette, ma noto che se ne mangiano troppa, se gliela do ogni giorno, appunto stanno male, quindi adesso gli do solo le crocchette e una volta alla settimana la scatoletta invece dell'umido. Voglio troppo farvi vedere tutti gli snack e le cosine giapponesi che ho preso in questo negozietto, ragazzi. Facciamo un unboxing, tanto sono cosine che comunque vedrete perché voglio farci un mukbang, però vi do un'anteprima. Praticamente la metà di queste cose non ho la più pallida idea di che cosa siano. Partiamo dalle bevande. Ho preso questa Coca-Cola no sugar, è l'unico indizio che abbiamo su questa Coca-Cola, perché il resto sono tutte scritte, credo sia giapponese, credo, ma non ci sono altre indicazioni per quanto riguarda il gusto di questa Coca-Cola, quindi lo scopriremo nel mukbang, penso. Poi ho preso questa, che in realtà aveva preso anche il mio ragazzo a Venezia, quella era all'arancia, e l'ho assaggiata, non mi ha fatto impazzire. Questa è al lici, quindi staremo a vedere, e sono molto particolari e super virali su TikTok, tra l'altro. Forse dovrei andare a prenderne un'altra e fare la prova assaggio anche su TikTok. Praticamente c'è
Il gusto è rinchiuso qui nel tappo, va schiacciato il tappo, poi si libera il sapore in tutta la bottiglia e si beve così. Poi ci sono queste lattine che non ho ben capito, ma c'è scritto acqua frizzante al sapore di pesca e acqua frizzante al sapore di agrumi. Quindi staremo a vedere. Non avevo mai visto acqua frizzante in lattina, onestamente. Soprattutto acqua frizzante con gusti particolari. Una cosa a cui non sono abituata. Poi ho preso, beh, questo è uno snack delle caramelle, non lo so che cosa sono, ma lo scopriremo. Penso alla Coca-Cola dal pack. Poi ci sono queste jelly strip. Oh mio Dio, ragazzi, queste le ho viste su TikTok e volevo troppo provarle e quindi ho approfittato, ho preso questo pacco che è gigante, tra l'altro. Ma ottimo se voglio fare anche il testing su TikTok. Sono tipo delle gelatine fatte però a mo' di spaghetto di vari gusti alla frutta. Poi, vabbè, questi ovviamente li conosco, sono i mochi, questi sono assortiti, insomma, melone, arancia e fragola, ma faremo il testing anche di questi. Poi, in realtà, questo non c'entra nulla con il mukbang, o forse lo utilizzerò nel mukbang, perché no? E questo mi è piaciuto subito tantissimo, vabbè, è rosa. Poi con le nuvolette. Tutte le stelline, troppo carino. E c'è anche questo panda con un donut sulla cannuccia, troppo troppo carino. Poi ci sono queste due, non ho la più pallida idea di che cosa siano, sembrano patatine, tipo una patatina lunga così, non lo so. Una è al sapore di granchio, l'altra sapore originale. Staremo a vedere. Poi ci sono queste altre due cosine, anche questi vi giuro non so che cosa siano, ma questo sembra il doppio cioccolato, questo crema e fragole. E poi abbiamo questi altri pack. Questi sembrano tipo, come si chiamano, i Mikado? Però il sapore non riesco bene a capire che cosa sia. Sapore crème caramel e banana? Può essere, se è così, molto particolare come cosa. E poi c'è questo. Di questo non ho la più pallida idea di nulla proprio. Cioè, né sul sapore, né non so se sia dolce, salato. Non ho la proprio idea di che cosa possa essere. Ma appunto scopriremo tutto nel mukbang. Ah, no, mi stavo dimenticando di questo, ragazzi. Anche questo non so che cosa sia. Possiamo intravederlo, ma non capisco. Sembra tipo pane. C'è anche disegnato un filone di pane. Non ho capito. Era disponibile in due gusti diversi. Io ho preso questo blu, non so perché, ma scopriremo appunto tutto presto. Nel mukbang. Se Denver mi permette di filmare. Bubu. Mi fai filmare qualche scena del vlog, Bubu Denver? Che io ci provo, ma lui subito miagola e subito chiacchiera lui. Bubu. Poi quando gli do attenzioni non miagola più, però se io adesso inizio a registrare e smetto di accarezzarlo, lui di nuovo mi chiama gridando. Bubu, bubu. Volevo prendermi un momento, ragazzi, in questo vlog per ringraziarvi dei tantissimi messaggi di sostegno, di affetto che mi avete lasciato, insomma, su uno degli ultimi video, quello in cui vi aggiornavo sulla mia vita privata e su tutto quello che è successo nell'ultimo mese e mezzo, anche per quanto riguarda, la mia nonna che è stata in ospedale. È stato veramente un periodo difficilissimo per me, però ho una buona notizia che volevo darvi subito, appunto, in questo vlog, perché mia nonna è tornata a casa, si sente meglio e questo mi ha veramente tolto un peso enorme. Ha tantissimo appetito, si è fatta una bella dormita, quindi sta meglio, si sta riprendendo, le stanno tornando le forze, quindi per tutta la famiglia è stato un vero e proprio, appunto, sospiro di sollievo saperla a casa, contenta, con i suoi figli.
insomma, mi rende tanto felice. Purtroppo il mio nonno non c'è più da diversi anni ormai, quindi lei è sola, ma ovviamente mia mamma e tutti i miei zii. E io ho prenotato un volo per la prossima settimana e vado su. In realtà volevo prenotarlo prima, ma la mia mamma mi ha detto lasciala un po' riposare, prenditi una settimana e poi vieni, così si sarà un pochino ripresa. Quindi sono veramente felice di vedere la mia nonna presto, perché è da tanto che non la vedo e mi manca un sacco, ed è l'unica nonna che ho, ed è la mia nonna materna. Ero molto affezionata anche alla mia nonna paterna, ma l'ho persa diversi anni fa, quindi insomma, è l'unica nonna che mi rimane, ed è stato veramente difficile per me parlarne in quel video, proprio perché la situazione era ancora in corso, quindi mia nonna era ancora in ospedale, stavo veramente male, quindi scusatemi se anche in quel video sono stata un po'. Io quando sto male e sono preoccupata per qualcosa, sono tesa, posso sembrare, anzi molto probabilmente sembro fredda e distaccata, quindi scusatemi se in quel video ero un po' così. Ma quando non sto bene, ho qualcosa che appunto mi tormenta e penso che si veda in questo senso, sembro forse un po' più fredda. Quindi Gatto Denver qui che mi sta leccando i jeans, io non lo so Gatto Denver che cosa fa. E quindi sì, insomma, questa bellissima notizia che mi ha tolto un peso enorme, non vedo l'ora di rivederla, non vedo l'ora anche di rivedere i miei genitori, tutti i miei amici, perché ovviamente poi mi fermo qualche giorno a Trieste. E quindi sì, volevo davvero ringraziarvi perché nonostante sia stato un periodo difficile per me, quando ve ne ho parlato, vi ho raccontato tutto quanto, siete stati super comprensivi, mi avete detto che non devo scusarmi, di non preoccuparmi se manco da YouTube, ma che anzi mi volete bene e che mi apprezzate. Quindi vi devo ringraziare nuovamente, lo so, non voglio essere smielata, dire sempre oh grazie, grazie, però veramente vi devo un ringraziamento gigantesco, grande come una casa per tutti i momenti difficili in cui mi siete stati veramente veramente vicini. E se è vero che non bisogna mai dimenticare le cose belle che gli altri fanno per te, specialmente quando sono completamente incondizionate, ma proprio per l'affetto che avete nei miei confronti, siete speciali, ecco, mi siete stati sempre vicino in tutti i momenti difficili e anche in quelli belli in realtà, però gli amici si vedono nel momento del bisogno, e secondo me anche i follower, anche se non mi piace chiamarvi follower, ma anche i follower si vedono nel momento del bisogno. E voi per me ci siete sempre, quindi grazie. Sto togliendo i gioielli, ragazzi, tolgo sempre, come sapete, bracciali e anelli e orologio, ma lascio gli orecchini quando sono a casa, sono troppi se dovessi toglierli tutti ogni volta. E volevo farvi vedere anche qua su YouTube, perché ve li ho fatti vedere su Instagram, era in realtà una collaborazione, questa non lo è assolutamente, ve li faccio proprio vedere solo perché mi piacciono tantissimo, sono questi orecchini. Spero riusciate a vederli bene in videocamera. Sono questi hoop, tipo questi anellini con le pietrine tutte colorate. Mi fanno impazzire. Li adoro troppo, vi giuro. Mi sono innamorata di questi orecchini e voglio prendere un anello anche simile così con tutti gli strass colorati. Ok, ho zoomato quanto più possibile con la videocamera e penso che adesso riusciate a vederlo bene? Questi sono di Missoma o di Maria Tash, non mi ricordo esattamente quali. Penso il primo ed il terzo di Missoma, e questo al centro è un diamante, ed è appunto questo invece di Maria Tash. E questi, non vi ho detto il brand è LD Linda, li trovate su Instagram. Sono stupendi, molto semplici, quindi perfetti per tutti i giorni perché non sono per niente grandi, ma sì, li adoro. Arrivata la mia cenetta, ho ordinato il wok, eccolo qua.
che arriva sempre in questi contenitori carini, e tra l'altro è pesantissimo, e ho preso anche le chele di granchio che qui trovo solo in questo ristorante, quindi ogni volta che ordino le prendo. Ecco il mio wok, sono praticamente gli spaghetti tipo l'udon con i gamberi e l'uovo. Ho fatto togliere le verdure perché, come sapete, pochissime verdure mi piacciono e quindi sono super super semplici. E poi eccole qui le chele di granchio. Non so se in videocamera riuscite a sentirli, ma c'è musica, c'è deve esserci già il palco con appunto live, con la musica live, anche perché questa è la notte del Kings in realtà, stasera, stanotte, poi tutto il giorno domani ci sono i festeggiamenti e domani poi fino all'alba ovviamente, domani ci sarà il delirio. Non sono riuscita a trovare nulla di arancione da mettermi, ho visto delle cosine ma non c'era veramente niente di carino, quindi cioè proprio neanche di decente, quindi ho lasciato perdere. A qualcosina di arancione lo troverò da mettermi, oppure proprio mal che vada potrei fare un make up arancio, quindi insomma in qualche modo qualcosa di arancio lo avrò. Adesso mangio la mia cenetta, in realtà le tre chele di granchio me le sono mangiata subito, ma adesso mi mangio il wok. E su Netflix sto vedendo che cosa guardare, ma non sto trovando nulla. Ultimamente sto su Netflix e cerco, poi alla fine non guardo niente. Non so se capita anche a voi, ma io ci metto, non lo so, mi preparo, poi mi metto, ok, Netflix, alla fine finisco di mangiare, sono ancora là che cerco. Vabbè, quindi mia family, io vi saluto adesso, anche perché dopo cena mi metterò subito come sempre al montaggio di questo video, così lo avrete online 17:30 domani. Io vi mando un bacio enorme, anche gatto Denver che in questo momento oh scusa bubo, t'ho svegliato, scusa mio amore mio. Gatto Denver in questo momento è troppo assonnato, ma vi saluta anche lui. Gatto Stellina è lì che si sta lavando la pancia evidentemente. Ciao amore mio. Ciao amore mio, vuoi darmi un bacio? Grazie amore mio. Quindi mia family, bacio grande e come al solito il nostro abbraccio finale non può mancare. Venite qua che vi abbraccio fortissimissimo e io vi aspetto al prossimo video. Ciao!